tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incendio di vaste proporzioni sulle Cesane di Urbino, 3 mezzi aerei impegnati per domare le fiamme. 500.000 di euro per adeguare la scuola media Nuti con criteri antisismici. Droga, anziché giocattoli nel pacco spedito dalla Spagna, arrestato un pesarese. A Treponti stasera prende il via la festa della Cresciamata. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Occhio alla Notizia. Lo avete sentito nei titoli, un incendio di vastissime proporzioni sta aggredendo ettari ed ettari di bosco delle Cesane. Noi andiamo subito sul luogo dell'incendio perché lì c'è una nostra troupe insieme a Marco Ferri, sul luogo che vedo già in compagnia del sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Marco, a te la linea per tutto quello che è successo in questa giornata. I vostri colleghi stanno mandando. Sì, buonasera a tutti da Urbino in diretta per raccontarvi quello che è successo in questa giornata molto difficile. Con me, come dicevi da studio, c'è il primo cittadino di Urbino, Maurizio Gambini, col quale tra poco parleremo e a lui chiederemo quali sono le ultime notizie che ha in mano. Beh, certo, è stata una giornata difficile che è iniziata intorno alle 11 quando è divampato questo incendio, un incendio che poi si è propagato e ha interessato circa 120 ettari di bosco naturalmente secco, viste le temperature e vista la mancanza di pioggia. Allora, Sindaco, intanto ci racconti un po' che cosa è successo, ma soprattutto quali sono le ultime novità. Le ultime sono che provengo proprio adesso lì dal luogo dell'incendio, dove ho fatto un sopralluogo insieme alla Polizia Provinciale con la Questura, proprio per indicare anche dove sono le famiglie, siccome conosco molto bene l'area e la zona, quindi sono famiglie sparse in quel territorio e quindi abbiamo fugato la possibilità che ci siano persone che possono essere prese di sorpresa, quindi sono state evacuate alcune famiglie anche in via precauzionale, anche dove magari speriamo l'incendio non arrivi, ma l'incendio ha già occupato circa 120 ettari, come ha detto lei, e purtroppo ancora non è stato domato. I mezzi aerei si sono dovuti formare per la notte, per la sera, quindi non possono più intervenire, solo mezzi da terra, e quindi c'è un presidio costante con tutte le forze di polizia, noi del comune, la polizia municipale, la protezione civile, diretta, si è attivata anche diretta. La protezione civile di Petriano, diciamo i gruppi locali, quindi si sta lavorando, io provengo proprio da lì, tutto è sotto controllo, abbiamo fugato qualsiasi possibilità di fare danni a persone, quindi la cosa che ci premeva di più, purtroppo è un'area dove c'erano anche residenti, diciamo, dove ci sono dei nuclei di profughi insediati. Quante persone in tutto? In tutto circa 50 persone in due nuclei da Brombolona e Belvedere, e poi abbiamo dovuto evacuare anche delle comunità di minori che esistono lì sul luogo vicino alle Cesane, e quindi anche lì 20 ragazzi che insieme ad altre famiglie saranno collocati al palazzetto dello sport, dove abbiamo allestito insieme alla protezione civile dei lettini per questa notte, quindi stiamo strutturando in questo momento proprio quella struttura per accogliere le persone che, diciamo, non avranno la possibilità di dormire in casa, per chi ne vorrà usufruire ovviamente. Ecco, Sindaco, purtroppo c'è anche un'azienda importante che insomma sta vivendo ore difficili, a 2 chilometri da lì ci sono le fiamme. Sì, c'è l'azienda Girolomoni, la Montebello, che esiste su questo luogo naturalistico molto importante, che purtroppo verrà in parte compromesso, questo incendio ha compromesso un patrimonio naturalistico molto importante, che quindi, diciamo, una tragedia
cospicua, diciamo così. Quindi ecco, noi speriamo che domani con le prime ore dell'alba si riesca a domare l'incendio definitivamente, perché chiaramente siamo in un'area ancora molto vasta di boschi, di anche di sterpaglie, quindi che possono essere facilmente aggredite dai focolai. Ecco, per fortuna il vento, come spesso accade la sera, si è fermato e quindi consentirà questo anche ai vigili del fuoco da terra di seguire, di domare un po' meglio appunto le fiamme. Lei sindaco, immagino che seguirà un po' tutta la notte queste operazioni. Sì, io mi sono allontanato un attimo adesso, sicuramente sono lì con loro, ringrazio tutte le forze dei vigili del fuoco, tutti quelli che sono impegnati lì, perché veramente mettono in campo una grande professionalità e chiaramente fugano anche qualsiasi possibilità di fare danni alle persone, e quindi ecco, li ringrazio particolarmente, ma l'impegno anche tutto domani sarà molto serio per riuscire a domare definitivamente l'incendio. Allora, noi siamo andati, quando siamo arrivati oggi pomeriggio, qui sul posto abbiamo raccolto le testimonianze di due suoi concittadini, sindaco, che raccontavano un po' che cosa stavano vivendo, come stavano vivendo, guardando proprio di fronte la montagna che stava andando a fuoco. Prego la regia di mandare in onda la clip. Mi faccia capire un attimo qual è la zona, visto che lei è del posto. Dunque, siamo sull'Alta Sasana. Siamo vicino all'Alcenero, dove producono prodotti biologici, che lavorano praticamente prodotti biologici. Un'importante azienda a livello nazionale. Ora, sì, sì, è proprio nazionale. Ecco, ma dove sarebbe se l'operatore Filippo Pucci un attimo gira la camera? Ecco, questo è il monte, il versante diciamo più verso l'interno, che non era interessato inizialmente dalle fiamme. No, no, assolutamente no, questa parte alta non era interessata. Il focolaio è partito dalla zona di Canavaccio, siccome tirava molta aria è salito su, è arrivato sull'Alta Sasana, quindi ha attraversato la strada l'SP, praticamente la strada provinciale, e ha fatto il valico e sta scendendo giù. E così, insomma. Ma ci sono, che lei sappia, delle abitazioni interessate, sgomberate? Mi pare che l'armeria, per esempio, sia stata... Sì, sì, è stata sfollata. Sì, sì, anche qua ci sono delle case dove ci sono i ragazzi, come si chiama, con le scuole. Sì, sì, gli immigranti, quelle sono state sfollate, sì. Questa è una parte qui dietro. Anche io personalmente, capito, qua dietro sono passati vigili che dovrei sfollare, ma io ho detto per adesso sto in allerta, vedrò come... Che cosa le hanno detto i vigili? Che cosa prevedono? Qui, purtroppo c'è un incendio intorno, qui vicino, che per ora è sotto controllo, però se cambiasse l'aria qui bisogna sfollare. Anzi, si è detto che dovevamo sfollare addirittura. Io adesso ho preso un po' di tempo, vedo un po'. Infatti sto controllando, vedere un po', insomma, se è il caso di... Ecco, lei invece ha la casa qui vicino? Sì, sì, abito qui a un paio di chilometri. E anche lei ha ricevuto la visita dei vigili del fuoco? No, da me no, perché io abito più lontano ancora. Però lei questa zona la conosce? Sì. Quando è divampato l'incendio? 10 mesi, 11. Ci sono gli uomini... Sì. Da un campo di grano? Purtroppo qui i soccorsi... L'intervento non è stato tempestivo? No, assolutamente no, perché dice che i vigili di Urbino non c'erano assolutamente. Hanno dovuto far venire su quelli di Fano e la cosa è andata. Secondo lei si è perso molto tempo? Si è perso molto tempo. Poi nel frattempo c'era anche vento, che adesso per fortuna è un po' diminuito. E adesso per fortuna è un po' diminuito. Ecco, intanto stanno arrivando i Canadair probabilmente. È una sensazione che non vedo un camion dei vigili, io ho visto un camion in tutto. Beh, adesso qualcuno comunque ne abbiamo visto adesso scendere anche da lì sopra. Sì, ma io qui ho passato molto tempo qui, da mezzogiorno in poi, un'ora e mezza una volta, un'ora, altre mezz'ore, io di camion ne ho visto passare uno. Comunque. Ecco, allora intanto dovevano scaricare. Ecco il Canadair che sta passando qua dietro, siamo un po' contro luce. È uno dei due Canadair che è andato a caricare l'acqua al largo di Pesaro e adesso sta andando sopra il rogo. Il fumo arriva giù a Fano.
fanno? Io... Bene, naturalmente è comprensibile lo sfogo di chi vive sulla propria pelle, la preoccupazione di vedere andare in fumo la propria abitazione, quindi è comprensibile anche lo sfogo di chi, mi riferisco a quel signore che diceva non si è visto un camion dei Vigili del Fuoco. In realtà di camion ce ne sono tanti, di Vigili del Fuoco, come sentiremo tra poco, ce ne sono molti che stanno lavorando senza sosta, ininterrottamente da questa mattina. Però, come sentirete anche dal comandante dei vigili provinciali Dino Poggiali tra un istante, dobbiamo dire che non solo qui ad Urbino ma anche in altre località come Pesaro e Pergola questa mattina ci sono stati degli incendi, ecco perché a Urbino non c'era nessuno, i vigili del fuoco erano già impegnati a spegnere altri focolai, ecco perché sono dovuti partire da Fano. Sentiamo allora Dino Poggiali, comandante dei vigili del fuoco, comandante provinciale. Con Dino Poggiali, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino, facciamo un po' il punto della situazione quasi al tramonto su quella che è stata una giornata per voi davvero difficile, davvero complicata. Complicata davvero a 360 gradi perché oltre all'incendio più grosso, questo qui che si è sviluppato da Canavaccio Brombolona verso le 11, noi contestualmente intorno a quell'ora avevamo una serie di interventi in atto sempre per cause analoghi, sterpaglie, bosco nella zona di Pergola uno, nella zona di Pesaro l'altro, quindi c'è stata quasi una contemporaneità di eventi che ci ha visto impegnati col massimo sforzo. Dopodiché per fortuna in breve siamo riusciti a controllare sia gli incendi di Pergola che quello di Pesaro e quindi abbiamo concentrato più di 20 uomini, 7 mezzi, 7 campagnole, 3 autobotti qui nella zona di Canavaccio e delle Cesane per cercare di fronteggiare questo incendio che ha visto interessate quasi 100 ettari di bosco. E cos'è, comandante, vista la sua esperienza sul campo, che cosa prevede da adesso in poi? Ma adesso diciamo che per fortuna, come spesso capita durante la parte finale della serata e durante la notte, il vento si placa perché il vento è stato anche in questa occasione il vettore principale che ha consentito questa rapida propagazione delle fiamme e il vento si placa e quindi diciamo che le fiamme che ancora non sono completamente spente rimarranno presumibilmente confinate nella zona dove attualmente sono. Stiamo già programmando l'arrivo di altri Canadair per domattina, l'obiettivo e la speranza è quella di tenere entro le prime ore della mattinata di domani l'incendio completamente sotto controllo. Ultima domanda sulle cause di questo incendio, ancora è troppo presto forse per dire? Assolutamente sì, noi siamo stati chiamati che ovviamente l'incendio si era già sviluppato e quindi non siamo in grado, so sicuramente, ho parlato con i colleghi dei carabinieri forestali che stanno svolgendo le loro indagini, i loro approfondimenti per cercare di capire da dove è nato e soprattutto perché è nato questo incendio. Dunque ci vorrà ancora un po' di tempo per capire le cause di questo grossissimo incendio. Noi ci troviamo qui a metà strada, siamo a 3 km da Urbino, a 4 km dal Rogo, quindi più o meno siamo a metà strada in un posto di blocco istituito dalla Polizia Provinciale. Non è l'unico posto di blocco, andando più verso l'interno, andando e avvicinandoci al Rogo ce n'è ancora un altro della Polizia di Stato, del commissariato di Urbino. Sentiamo invece adesso che cosa e come hanno gestito le operazioni dal cielo con l'intervista che abbiamo realizzato al direttore delle operazioni di spegnimento. Con il dirigente delle operazioni di spegnimento, Lucio Saraga, che è una figura nuova, se vogliamo, dei Vigili del Fuoco, facciamo il punto invece su quella che è stata, su quello che è stato il lavoro enorme, per esempio, dei Canadair. Allora, certo. Ci può dire in che modo avete operato? Dunque, il lavoro è stato sì enorme, quello dei Canadair, quindi dal cielo, ma anche delle squadre terra, ovviamente, volontari e colleghi WWF. E invece per quanto riguarda l'affrontare l'incendio dal cielo abbiamo utilizzato, ci hanno inviato 2 Canadair e un elicottero WWF, anche i Canadair sono WWF recentemente dopo che sono passati dalla protezione civile, sono passati a noi, al Corpo Nazionale
erano operato da oggi da circa le 2.30 che hanno lavorato fino in pratica fino adesso. Quanti lanci hanno effettuato? Stavamo facendo i conti all'incirca una quarantina, all'incirca. Abbiamo utilizzato lo schiumogeno, come di solito si usano anche con i mezzi a terra, abbiamo utilizzato lo schiumogeno per far sì che l'estinguente sia più efficace, perché qui l'incendio ancora, vedete, è in atto e non è di piccole dimensioni, è importante. E infatti prenoteremo sin da ora con l'ufficio preposto, il COAU, che coordina i mezzi aerei, altri tre Canadair per domani. Dopo naturalmente loro hanno i problemi di dover rientrare. Mi pare che l'ultimo lancio sia stato intorno alle 19. Sì, all'incirca 19. L'ultimo, il Canadair 12, ha fatto rientro, per cui... Ecco, dove hanno caricato? Mi pare al largo di Pesaro i Canadair? È un aeromobile che carica al mare, in pratica, oppure grossi laghi. Che portata hanno questi? I Canadair hanno 60 quintali d'acqua. E il nostro elicottero, secondo, con il cesto, molto di meno, infatti lo utilizziamo nelle zone antropiche, quindi vicino alle case, eccetera. Invece il Canadair lo utilizziamo dove la terra è difficile andare. E caricano 60 quintali d'acqua, dicevo, e possiamo utilizzarlo anche con lo schiumogeno, quindi è un ritardante, tra virgolette, anche se il ritardante è un'altra cosa. E in questi casi abbiamo utilizzato quasi tutti i lanci con ritardante, però l'incendio è talmente grosso che un pochino l'abbiamo fermata, ma non del tutto. La provenienza di questi Canadair? Provenienza da Genova, e da Roma, che io sappia. E adesso stanno rientrando a Genova e a Roma? Certo, doveva arrivare in un altro, ma è stato dirottato sul Lazio perché sembra che l'Italia un pochino stia bruciando. Speriamo che domani ce ne mandino altri tre, quelli da completare l'opera di estinzione. Solo per dire che questa enorme colonna di fumo è stata vista praticamente da tutta la provincia, si vedeva dal mare e dall'entroterra, dalla montagna, una colonna di fumo enorme. Il fuoco non è stato ancora spento, come dicevamo, e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. È tutto. Bene, grazie Marco per la tua corrispondenza. Rimani lì in zona perché noi poi ci ricollegheremo con te durante il tratto terminale del telegiornale per avere ancora gli ultimi aggiornamenti. Continuiamo con le altre notizie del telegiornale di questa edizione. Un operaio edile di 43 anni è morto questo pomeriggio in un cantiere a Mercatello sul Metauro. Dalle prime indagini l'uomo sarebbe stato travolto da un carico pesante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di stabilizzare l'uomo e poterlo trasportare così in eliambulanza al torrente di Ancona, ma l'uomo, per i gravi traumi riportati, è spirato poco dopo in ospedale ad Urbino. Ora, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, indaga la polizia e l'ispettorato del lavoro. Ritorniamo a Fano perché questa mattina in comune, nel consueto appuntamento con gli organi di stampa, si è parlato di edilizia scolastica per un importante edificio di Fano. Il complesso scolastico Nuti subirà un significativo adeguamento antisismico nei prossimi mesi, che consegnerà a fine lavori una scuola che rispetterà i parametri costruttivi di una scuola di ultima generazione. I lavori, per un importo complessivo di 500.000 euro, finanziati interamente con risorse interne al comune, grazie al blocco del patto sul contenimento della spesa pubblica, dureranno circa 6 mesi. Per fine agosto i tecnici del comune vorrebbero consegnare il cantiere alla ditta che si aggiudicherà l'appalto per poi dare il via ai lavori all'interno della scuola. L'intervento più massivo riguarderà il blocco più vecchio della scuola, quello costruito nel 1973, con dei camiciamenti, dei pilastri ed in parte delle travi che ne aumenteranno il diametro, con rinforzi in fibre metalliche che creeranno così una gabbia a sostegno di tutta la struttura. Sono lavori che ovviamente dureranno un po' di tempo perché coesisteranno anche con le attività scolastiche. Abbiamo già pensato insieme all'assessorato ai servizi educativi del Comune di Fano, ma anche con la dirigenza scolastica, diciamo un percorso, un programma che prevede di disturbare il meno possibile le attività scolastiche, perché interverremo 2 classi alla volta e quindi limiteremo il disturbo, e in pratica andremo a rafforzare le strutture
importanti, diciamo, i pilastri, i telai in generale di una struttura in cemento armata che non è molto vecchia, perché la prima parte è stata costruita nel 1974, la seconda nel 1977, e quindi sono strutture in cemento armato abbastanza recenti ma non adeguate dal punto di vista sismico. Ritorniamo a parlare di cronaca. È stato arrestato per droga dalla Guardia di Finanza un 25enne pesarese incensurato, destinatario di un pacco postale proveniente dalla Spagna. Nel pacco avrebbero dovuto esserci giocattoli, almeno secondo quanto dichiarato all'atto dell'importazione. In realtà i finanzieri all'aeroporto della Malpensa di Milano hanno rinvenuto 1,1 kg di hashish. Anziché il postino a recapitare il pacco al pesarese c'è andata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pesaro, che all'atto della consegna lo ha arrestato e portato nel carcere di Villa Fastigi. Nel suo appartamento, durante la perquisizione, è stato rinvenuto dalle Fiamme Gialle altro stupefacente. La vendita sul mercato del quantitativo sequestrato avrebbe fruttato allo spacciatore oltre 50.000 euro. È un importante polo culturale della città di Fano, fra pochissime ore compie un importante compleanno, 7 anni, è la Memoteca. Da subito, sin dalla sua apertura, è divenuta un polo culturale di riferimento per tutta la comunità fanese. Nuova concezione ed interpretazione degli spazi e contenuti innovativi hanno subito segnato una svolta rispetto alla concezione un po' polverosa e statica di una biblioteca cittadina, consegnando alla collettività uno spazio interattivo, multidisciplinare e polifunzionale. Dodomani la Memoteca spegnerà la 7ª candelina. La Mediateca Montanari in questi anni è cresciuta nella percezione della città come seconda piazza della nostra comunità, ma è cresciuta anche nei numeri, nella partecipazione e nelle attività che vengono svolte all'interno della sua struttura. Il 9 e il 10 di luglio festeggeremo il 7º compleanno della Mediateca Montanari e lo faremo col coinvolgimento di associazioni, gruppi cittadini, proprio perché vogliamo far vivere un momento di festa alla città e ricordare l'importanza di questo spazio nel quale ogni anno passano più di 130.000 fanesi. Un programma per questo anniversario così importante, denso di tante iniziative, le più svariate possibili, anche di stampo diverso e rivolto ad una fascia di utenza diversificata, in pieno stile Memo. Quest'anno, come tutti gli anni, festeggiamo il compleanno, speriamo insieme a loro e sicuramente insieme a tante associazioni che ci hanno dato la loro disponibilità a collaborare per rendere questa giornata, queste due giornate, insomma, veramente molto ricche. Abbiamo il 9 e il 10, appunto due giornate dedicate, tra l'altro con due aperture straordinarie, alla città, a chi ci conosce ma anche a chi non ci conosce, perché potrebbe essere la buona occasione per venirci a trovare. Ed è ricco, insomma, il programma, cercando di promuovere i tanti aspetti che la Mediateca Montanari tenta tutti i giorni di promuovere insieme ai suoi servizi. Ma tutto il programma lo trovate sul nostro sito www.sistemabibliotecariofano.it e sulla nostra pagina Facebook, che è quella della Mediateca Montanari, dove tutti i giorni cerchiamo di raccontare la festa che ci sarà tra qualche giorno. Bene, ed ora andiamo a Treponti, perché prende via questa sera una delle feste popolari più longeve di tutta la città, la Cresciamatta. Noi poco fa siamo andati lì a vedere che aria tira. Allora, eccoci qua, qui praticamente avviene il miracolo, vengono confezionate dalle signore operose della cooperativa Treponti le cresce, e naturalmente adesso siamo in una fase di preparazione, ma qui è praticamente l'antro del mago, ci sono diverse postazioni, adesso ci dirigiamo nel focone dove praticamente le cresce, la salsiccia, siamo tutti in presa diretta, stiamo facendo tutto così all'impronta. Io passo davanti qua. Laggiù in fondo ci sono i maestri fuocai, saluti a tutti quanti, state facendo un bel lavoro, complimenti, le salsicce sono già sul fuoco.
sono già pronte, qua ci vogliono far vedere qualcosa, eccole qua, le famose salsicce costarelle, chi ne ha più ne metta. E qua invece vicino al fuoco c'è una conoscenza di quelle molto, molto di sostanza. Complimenti, ecco, queste sono le piedine sono belle. Sono belle. Gli operatori un po' meno. Vabbè, faremo come possiamo. Così. Qua invece c'è naturalmente il fritto golosissimo, e quindi insomma, vedete, se venite qui in queste tre sere avete di che dilettarvi, di che dilettarvi. E qui eccole qua, le famose cresce pronte per essere farcite. Naturalmente anche qui ci vuole la maestria delle signore di Treponti, e quindi insomma anche qui vedete grande, grande varietà. Allora Gino, due battute, insomma, siete pronti, siete ferrati? Siamo pronti, per questa importante edizione. Quando c'è il tempo buono già siamo all'80% dell'opera. Adesso speriamo che la gente, no, venga a un grande afflusso, come di solito è la nostra crescita, perché siamo arrivati a 33. Mamma mia. Perché sai, 33 ce n'era un altro che aveva 33 che aveva gli anni. No, non è vero. Va bene che la crescita continui. Esatto. Fino a 100, fino a 100. Ancora ce ne abbiamo. Adesso usciamo fuori perché c'è l'altra parte, l'altra componente oltre al cibo, che è quella della musica. Bene, allora adesso prima di chiudere il telegiornale ci ricolleghiamo di nuovo con il luogo dell'incendio, vedo di nuovo Marco Ferri. Allora, gli ultimi aggiornamenti, Marco. Ma soltanto per dirvi che poco fa abbiamo sentito di nuovo il centro operativo e ci hanno confermato che c'è ancora un Canadair che sfrutta ancora gli ultimissimi minuti di luce, questa luce del tramonto, per scaricare ancora acqua, perché il fuoco è ancora vasto e dunque ancora ci sarà da lavorare. Da Urbino è tutto. Bene, grazie Marco, noi naturalmente vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questo incendio. 240.000 litri di acqua sono stati versati dai Canadair in queste ore, ma non sono stati sufficienti. Bene, è tutto per questa edizione di Occhio alla Notizia, naturalmente l'informazione torna domani mattina con Occhio ai Giornali. Buona serata a tutti voi.